Buongiorno, sono Davide Frigeri di Yara Italia, mi occupo di marketing ed è con piacere che oggi Yara presenzia con questo stand all'evento Cereal Plus di Syngenta. Per Yara è importante essere qui e poter condividere le conoscenze della nutrizione con un partner importante come Syngenta e mettere a servizio dei cerealicoltori italiani le nostre conoscenze in temi di nutrizione. Nutrizione che per Yara, in particolar modo parlando di frumento, significa concimazione frazionata, ovvero sia dare azoto alla pianta quando la pianta lo ha davvero bisogno, e se parliamo di frumento, come è indicato nel grafico alle mie spalle, significa dare azoto nella fase di accestimento, di levata e di botticella. Per fare ciò dobbiamo usare un fertilizzante che sia in grado di essere assorbito immediatamente dalla pianta, quindi che contenga al suo interno sia azoto in forma nitrica che azoto in forma ammoniacale. Oggi Yara propone qui quello che è il nostro miglior prodotto per la nutrizione dei cereali a paglia, dei frumenti teneri e duri. Stiamo parlando di Yara Bela Sulfan. Yara Bela Sulfan contiene il 50% di azoto in forma nitrica e il 50% di azoto in forma ammoniacale. Contiene inoltre il 15% di zolfo e il 7,5% di calcio. Azoto in forma nitrica che viene assorbito rapidamente dalla pianta e azoto in forma ammoniacale che viene reso disponibile per qualche settimana, quindi in grado di coprire le necessità della pianta fino alla successiva somministrazione. Lo zolfo, che è fondamentale per il metabolismo della pianta e in particolare per tutto il discorso legato alla sintesi proteica, quindi alla qualità, al peso specifico e alle qualità molitorie del mio frumento. Il calcio, che è indispensabile per la qualità dei tessuti, per la robustezza del culmo e quindi riduce la suscettibilità del frumento all'allettamento. Con Yara Bela Sulfan, già da anni, Yara sta ottenendo i migliori risultati nella nutrizione del frumento e anche oggi i campi che abbiamo visto dimostrano che Yara Bela Sulfan è la strategia di nutrizione vincente per i cereali a paglia e per i frumenti.